Vi presento chi è alla vostra destra del teleschermo, Egidia e Anna Ferraro. Buona mattina, grazie per essere con Grazie noi. Perché Anna aveva 23 anni nel 1978, non fate i calcoli, perché quello che è più importante è che lei faceva parte dell'Azione Cattolica. Erano un gruppo di quanti ragazzi Sì, in parrocchia? eravamo 30 ragazzi, tra ragazzi e ragazze. Nel gruppo dell'Azione Cattolica e il nostro parroco Don Enio ci ha comunicato che il cardinal Ratzinger aveva piacere di farci fare questo viaggio a Monaco e vedere dove lui era nato, i suoi posti. E Il cardinale quindi Ratzinger, che lo ricordo che ci segue a casa, era titolare della della nostra vostra parrocchia parrocchia. e quindi esprime questo desiderio. Allora, tutti i ricordi che davvero vi regaleremo questa mattina hanno proprio a che fare con la persona, con la figura, mentre da San Pietro invece con il pontefice. E l'umanità di Certo, quest'uomo si era espressa proprio con la volontà di sentirsi in dovere di condividere del tempo con voi e anche con noi. condividere chi era Josef Ratzinger, perché ogni persona è fatta ovviamente dalle persone che lo affiancano, ma anche dai luoghi in cui è cresciuto. E questo era il desiderio Sì, del cardinale? il cardinale ci portò, ci pagò il treno, tutto. Noi ragazzi andammo, un gruppo di 30, Cioè, pagò il treno per tutte e 30 le tutti e tutte, persone? sì, noi non mettemmo niente, soltanto lui ci finanziò il viaggio, andammo in un istituto di suore, ricordo molto bene, eravamo un bel gruppo di ragazzi e poi ci accompagnò anche a vedere i vari posti e una sera, ricordo, ci portò anche in una birreria e anche Ah lui sì? venne, sì, con noi, ci salutava, siamo stati molto molto bene, un ottimo ricordo di quel viaggio. E anche i ragazzi siamo rimasti uniti, ancora ci sentiamo così. Cosa le è rimasto di quel viaggio? Lei ha fatto veramente, ha condiviso delle Sì. esperienze uniche con una persona che la Che Chiesa ha poi è scelto come diventato pastore. pastore, sì. Mi è rimasto il ricordo di una persona molto buona, semplice, nonostante io sapessi che lui era un grande teologo già allora, però si esprimeva in modi molto delicati, semplici con noi. Ho un ottimo ricordo di questo viaggio e soprattutto poi molto contenta quando lui è diventato Papa e E è so che venuto c'è nella stata una nostra grande festa e la parrocchia. racconteremo perché Sì. il Papa ha fatto una scelta ben precisa proprio perché da Vescovo di Roma e dunque da Papa ha scelto di visitare proprio come prima parrocchia la vostra. Egidio è suo marito. Buongiorno Egidio. Ma che emozione era, eh? Che emozione è stata? Era fortissima perché qualcosa che era iniziato prima stava continuando, aveva coinvolto la famiglia di Anna. Io sono arrivato nell'80 nella parrocchia di Santa Maria Consolatrice. Tutti vi siete Però dati da fare, so. sì, coinvolge. Io lo ricordo poi quando veniva a celebrare il Il mese di mese di maggio. maggio, appena era libero, lui non mancava l'appuntamento. Mi colpiva la profondità con cui celebrava, con cui si fermava lì a parlare con noi, a salutare tutti qua, e poi diventava quasi un appuntamento fisso. Dice: ah, il prossimo anno a maggio ritornerà il cardinale. E allora poi l'emozione quando è. Perché poi il nostro figlio Giovanni è stato, quando veniva, serviva la messa, Era e da chierichetti. Papa è stato uno dei chierichetti che stava con lui. Sì, abbiamo pure Ecco, delle che foto, foto sì. è questa? Vediamo se riusciamo. Eccola, Ecco, alle è mie Giovanni e spalle. quella a sinistra. Sì, Ah, è stato il beh, immagino che. gruppo. Sì, è È molto emozionatissimo perché emozionato, dico, è vero? sì, perché dico, è qualcosa che passa da famiglia, dai genitori di Anna, è passato a noi, da noi era passato a Giovanni.